Fin dai tempi antichi, l'uomo ha assunto droghe sia per scopi terapeutici che voluttuari. Alcune droghe sono di origine naturale e quindi frutto di scoperte casuali, mentre altre, sintetiche, sono il prodotto di ricerche di laboratorio. Le droghe interferiscono soprattutto con il cervello. Alcune droghe vengono prescritte per curare malattie o per alleviare il dolore. Altre sono usate a scopo voluttuario. Gli effetti delle droghe dipendono in larga misura dalla dose usata, dal modo e dalla frequenza in cui vengono somministrate. Sono però tutte potenzialmente pericolose ed è quindi importante conoscere i loro effetti. Gli stupefacenti cosiddetti, in quanto agiscono sul cervello, vengono divisi in quattro categorie. Gli stimolanti attivano il sistema nervoso centrale, provocando euforia e sensazioni di forza. I depressivi deprimono l'attività del sistema nervoso centrale, procurando una sensazione di tranquillità. Gli allucinogeni alterano le percezioni, inducendo uno stato di allucinazioni. Gli oppiacei alleviano il dolore in modo tale da far sembrare la vita meno stressante. Le anfetamine sono gli stimolanti più conosciuti. Negli anni 50 e 60 venivano spesso usate per togliere l'appetito, nella cura della depressione e nel bambino iperattivo. Molti studenti ricorrevano alle anfetamine per rimanere svegli e poter studiare la notte. In seguito alla scoperta di nuovi farmaci dimagranti e quando ci si rese conto degli effetti a lunga distanza come la psicosi, negli anni 70-80 la prescrizione delle anfetamine calò. Le anfetamine sono droghe sintetiche, possono essere assunte per via orale, per via nasale, fumate o iniettate. Le anfetamine hanno un'azione stimolante sull'organismo, che si manifesta con una intensa sensazione di energia, sicurezza ed euforia. L'effetto stimolante di una dose di anfetamina dura da 3 a 12 ore ed è seguita da una fase di spossatezza e depressione che può durare anche 3 giorni. L'uso frequente di anfetamine può provocare stati di panico o paranoia con conseguenti comportamenti stravaganti. Cancellano la sensazione di fatica e di fame. Il loro uso prolungato danneggia il sistema cardiovascolare, provocando pressione alta, ritmo cardiaco irregolare e addirittura l'ictus. L'ecstasy o MDMA, la più recente invenzione chimica nel campo delle droghe, è un derivato delle anfetamine e veniva già usato durante la Prima Guerra Mondiale per togliere l'appetito. L'ecstasy si trova in natura nella noce moscata e nella sassifraga, ma le pastiglie sul mercato sono un prodotto di laboratorio. Dapprima provoca un'accelerazione del ritmo cardiaco, un'intensa sudorazione, secchezza delle fauci e perdita dell'appetito. Segue poi una sensazione di calma e di trasporto emotivo, insieme ad un acuirsi della sensibilità tattile e uditiva. L'ecstasy ha un'azione essenzialmente stimolante e dosi elevate provocano allucinazioni. Anche se l'ecstasy non dà dipendenza fisica diretta, viene assunta abitualmente da molte persone. Gli effetti collaterali tipici sono nausea, vertigini e spasmi ai muscoli delle mascelle. L'uso quotidiano dell'ecstasy porta rapidamente all'assuefazione e ogni volta occorre aumentare le dosi per ottenere gli stessi effetti. Chi consuma questa droga si espone al rischio dei suoi effetti tossici come l'ansia, il panico, l'insonnia, gli stati confusionali e depressivi. L'ecstasy può essere particolarmente fatale per chi ha già problemi cardiovascolari. La caffeina è il principio attivo contenuto nel tè, nel caffè, nelle bevande a base di cola, nel cacao e nel cioccolato, ed è presente in alcuni farmaci antidolorifici. Nel mondo vengono consumate circa 120.000 tonnellate di caffeina ogni anno, l'equivalente di mezza tazzina di caffè al giorno per ogni persona del pianeta. Il caffè si beve come stimolante al mattino e per aumentare la concentrazione sul lavoro. Due tazze di caffè normale, equivalenti a 250 mg di caffeina, hanno un effetto stimolante paragonabile ad un'anfetamina leggera.
la caffeina dà subito dipendenza e il consumo di dosi superiori a 400 mg al giorno portano a manifestazioni di astinenza dopo solo 12-16 ore dall'ultima assunzione. Tra i sintomi dell'astinenza ci sono il mal di testa, gli stati depressivi, l'irritabilità e la tendenza alla sonnolenza. Dose al di sopra dei 500 mg al giorno possono provocare insonnia, sudorazione, tremito, diarrea, aritmia cardiaca ed esofagite da reflusso. La nicotina si trova nelle foglie della pianta del tabacco. Le foglie più giovani vengono sminuzzate per la produzione di tabacco per sigarette. Le foglie più grosse, scure, vengono utilizzate per i sigari, o tabacco da pipa, o pressate in blocchetti per renderle masticabili. La nicotina stimola il sistema nervoso centrale, quindi aumenta il ritmo cardiaco e la pressione sanguigna. Per questo si tende a fumare per aumentare la concentrazione. Paradossalmente, a basse dosi, la nicotina induce rilassamento in chi è ansioso o sotto stress. È questo effetto calmante che poi genera la dipendenza da fumo. L'azione della nicotina sul sistema nervoso è immediata, ma cessa altrettanto rapidamente. Questo induce ad un consumo frequente e continuato, fumando una sigaretta dopo l'altra. Nonostante le numerose campagne antifumo, un terzo della popolazione continua a fumare. Il tabacco libera, oltre alla nicotina, sostanze nocive come monossido di carbonio, altri gas e catrame. Il fumo provoca migliaia di morti premature, perché favorisce l'infarto, l'ictus, enfisemi, bronchiti, ulcere duodenali, cancro ai polmoni, alla bocca, alla laringe e alla gola. Anche il fumo passivo aumenta la probabilità di sviluppare queste malattie. Il rischio del cancro polmonare e dell'infarto si riduce drasticamente quando si smette di fumare, ma solo in 10 o 15 anni torna allo stesso livello di quello di un non fumatore. Anche masticare tabacco non è salutare. Aumenta infatti il rischio del cancro alla bocca e alla gola. La cocaina si ricava dalle foglie della pianta di coca. Fra gli indiani del Perù e della Bolivia è diffusa da secoli l'abitudine di masticare foglie di coca per ridurre la sensazione della fatica e della fame. La sostanza pura si estrae dalle foglie e viene convertita in una polvere bianca. Nel XIX secolo il consumo della cocaina era legale ed era molto diffuso tra il ceto sociale più abbiente. La regina Vittoria aveva un debole per questa droga e in molte delle storie di Arthur Conan Doyle si legge che Sherlock Holmes se la iniettasse. Oggi la cocaina viene assunta per via nasale o iniettata. All'inizio dell'uso, l'inalazione in dosi moderate produce sensazioni di benessere e di euforia, una spiccata potenza sessuale e lucidità mentale, con un picco dopo 15-20 minuti dall'assunzione a cui segue un rapido calo. Occorre quindi ripetere le dosi ad intervalli regolari di 20 minuti per mantenere lo stesso livello di prestazione. La sospensione dell'uso porta ad un lungo periodo di apatia e di depressione. Il crack o freebase cocaine viene preparato mescolando cocaina a lievito in polvere o ammoniaca. I suoi effetti si manifestano molto rapidamente quando viene inalata, ma altrettanto rapidamente si esauriscono. Nei consumatori abituali di cocaina possono insorgere paranoia, turbamento, eccitabilità e confusione mentale. Dopo un uso prolungato compaiono forti sbalzi d'umore, perdita dell'appetito e malnutrizione che provocano disidratazione e perdita di peso. Nei casi più gravi, il deperimento fisico dovuto alla denutrizione può provocare insufficienza cardiaca. Oltre agli altri rischi, l'assunzione protratta della cocaina per via nasale può provocare la perforazione del setto. L'alcol, e più precisamente l'alcol etilico, è una delle sostanze psicoattive più popolari e diffuse. È usata perché aiuta a superare le barriere sociali, esalta il sapore dei cibi, riduce lo stress e viene utilizzato anche in cerimonie religiose.
quando si aggiunge il lievito alla frutta, agli ortaggi o ai cereali, lo zucchero che essi contengono si trasforma in alcol attraverso la fermentazione. Le diverse bevande variano moltissimo per il contenuto di alcol, per cui l'assunzione di questa sostanza si misura in unità. Mezza pinta di birra, una porzione di grappa, un normale bicchiere di vino, uno di sherry o di porto, contengono tutti un'unità di alcol. Si consiglia di non superare le 21 unità alla settimana per gli uomini e le 14 unità per le donne. In dosi moderate, l'alcol ha un effetto rilassante e dà una sensazione di benessere. L'uso prolungato porta invece alla perdita dell'autocontrollo, ad una diminuzione della capacità di giudizio e abbassa i riflessi favorendo incidenti. L'alcol in dose eccessiva può portare al coma. Grandi quantità consumate in breve tempo possono bloccare i centri nervosi della respirazione con conseguenze fatali. L'alcol passa velocemente nel sangue e i suoi effetti si manifestano entro 5 o 10 minuti dall'assunzione. Poiché viene assorbito più rapidamente di quanto possa essere eliminato, i suoi effetti sono cumulativi. In media, una persona sana elimina una sola unità di alcol all'ora. Oltre ai danni immediati, l'alcol può causare malattie mortali, quali la cirrosi epatica, i tumori dell'apparato digerente, l'infiammazione acuta del pancreas. Altre complicazioni sono il diabete, la demenza, l'ictus e i danni al cuore e ai nervi periferici. In generale, l'alcol provoca disturbi modesti. Anzi, un consumo misurato conferisce protezione verso alcune forme di disturbi cardiaci. Purtroppo, però, alcune persone si trasformano in forti bevitori, rischiando così di perdere non solo la salute, ma anche gli amici, il lavoro, il coniuge e la casa. Data la grande diffusione delle bevande alcoliche nella nostra società, l'abuso di alcol provoca più danni sociali e personali di qualsiasi altra droga. I solventi usati come droghe si trovano in molti prodotti per la casa, come le colle, lo stucco, l'acetone per unghie e molti detergenti. Sono usati come droghe anche i gas propellenti contenuti nelle bombolette spray dei deodoranti, di certe vernici, dei prodotti antigelo e degli insetticidi, così come combustibili quali il gas butano degli accendini e la benzina comune. Le sostanze volatili che contengono, se ingerite o inalate, vengono rapidamente assorbite dal sangue, attraverso il quale raggiungono in pochi secondi il cervello, dove producono una sensazione di ebbrezza di breve durata. Il corpo poi impiega normalmente 24 ore circa per riprendersi completamente dagli effetti postumi della droga. Il rischio più grave legato all'uso dei solventi è la morte accidentale. Infatti, l'inalazione dei prodotti spray direttamente in bocca irrita i tessuti della gola e può provocare il soffocamento. Lo stesso può succedere se si inalano le sostanze dentro un sacchetto di plastica. Inoltre, i solventi sono causa a volte di incidenti come l'annegamento o le cadute accidentali. Le vittime più frequenti sono ragazzi giovani e poco avvezzi all'ebbrezza e che spesso scelgono luoghi isolati e pericolosi per prendere la droga. I barbiturici sono droghe sintetiche che deprimono l'attività del sistema nervoso centrale. A basse dosi vengono usati come tranquillanti, in dosi più forti come sedativi o sonniferi. Gli effetti di una pastiglia, l'unità standard di somministrazione, durano da 3 a 6 ore ed hanno postumi modesti ma di più lunga durata. I barbiturici sono particolarmente pericolosi. Infatti danno molto presto assuefazione e quindi è necessario aumentare via via la dose per ottenere gli stessi effetti. A differenza di altre droghe, con i barbiturici la dose efficace si avvicina in poco tempo a quella letale, rendendo elevato il rischio di una morte accidentale. Inoltre i barbiturici cancellano facilmente il riflesso della tosse, cosicché nei soggetti che ne fanno uso una banale bronchite non riconosciuta può degenerare in polmonite. In queste persone vengono depresse anche le normali risposte del corpo al freddo.
Durante l'inverno l'ipotermia diventa un pericolo reale, soprattutto per gli anziani. L'astinenza dà sintomi che vanno da una moderata irritabilità al delirio, mentre l'interruzione improvvisa di dosi elevate può provocare una crisi o un arresto cardiaco. Le benzodiazepine sono gli stupefacenti più frequentemente prescritti. Sono usati per lo più come ansiolitici, poiché danno sollievo dalle sensazioni dell'ansia, ma anche come sonniferi. Furono progettati dall'industria farmaceutica con il preciso scopo di ottenere un prodotto per il quale la dose terapeutica e quella letale fossero il più distante possibile e che fornisse quindi un'alternativa sicura ai barbiturici. Le benzodiazepine si assumono per via orale e il loro effetto dura dalle 3 alle 6 ore. Dal momento che deprimono l'attività del sistema nervoso centrale, interferiscono con le attività che richiedono concentrazione e manualità, come la guida o il lavoro alle macchine. Gli effetti delle benzodiazepine sono più intensi se vengono assunti insieme all'alcol. La combinazione di queste sostanze può addirittura provocare il coma o la morte per arresto respiratorio. Le benzodiazepine manifestano i loro effetti per un trattamento massimo di 6 mesi. In questo arco di tempo può insorgere una forte dipendenza psichica. Perciò non è consigliabile ricorrere a queste sostanze nel trattamento dell'ansia e dello stress cronici, ma solo nelle forme acute. I soggetti che hanno fatto un uso continuato di benzodiazepine hanno difficoltà a smettere e possono andare incontro a ricadute manifestando ansia, insicurezza e insonnia. Questi sintomi, spesso interpretati come il riemergere dei problemi iniziali, inducono a ricorrere nuovamente al farmaco. Per interrompere questo circolo si è rivelata efficace la psicoterapia. La cannabis è la più popolare delle sostanze illegali dei nostri giorni. Si ricava dalla cannabis indica, una pianta che si coltiva con grande facilità in un giardino e in una serra quasi ovunque nel mondo. L'hashish è la resina della cannabis. Si estrae dalla pianta e poi si riduce a blocchetti color bruno nerastri. La cannabis erbacea, nota come erba o gania o marijuana, si prepara essiccando e sminuzzando le foglie della pianta e si presenta come un preparato verdognolo. Tradizionalmente la cannabis viene fumata, ma può anche essere usata in infusione o aggiunta al cibo. Può essere dosata in modo accurato mescolandola a tabacco da fumo. La cannabis esalta l'umore e altera le percezioni. Se l'umore è buono, la droga genera sensazioni di quiete, di moderata euforia e toglie l'ansia. Tuttavia, in altre situazioni, può produrre ansia, paranoia, paura o depressione. In certi casi, dosi molto forti provocano panico o allucinazioni. Se si fuma cannabis, il maggiore rischio per la salute è il cancro ai polmoni, poiché contiene una quantità tripla di catrame rispetto al tabacco. Vi è ancora molto disaccordo tra gli esperti riguardo alla possibilità che l'uso ripetuto della cannabis apra la strada all'uso di droghe più pesanti. LSD, abbreviazione per dietilamide dell'acido lisergico, fu sintetizzato nel 1938 in un laboratorio della Svizzera. Negli anni 50 fu usato nel trattamento delle malattie mentali e nella dipendenza dalle droghe perché libera i sentimenti più profondi e repressi. Poi l'LSD divenne di moda tra gli studenti e gli intellettuali che lo usavano come mezzo di autoanalisi e per migliorare le prestazioni intellettive. La polizia somministrava LSD negli interrogatori come siero della verità. Negli anni 70 l'interesse per l'LSD diminuì, ma oggi sembra ridestarsi. L'LSD si prende per via orale. L'ingestione della minuscola quantità di LSD contenuta su un piccolo pezzo di carta assorbente è sufficiente per un viaggio. L'esperienza allucinogena comincia di solito entro 30-60 minuti dall'assunzione. Ha un picco dopo 2-6 ore e svanisce dopo 12 ore. I viaggi sono esperienze molto personali. Tra gli elementi comuni a tutti ci sono l'acuirsi dei sensi, la possibilità di scambiare un senso con un altro, di vedere e sentire cose immaginarie, la sensazione di abbandonare il proprio corpo e l'impressione di avere capacità straordinarie. Il viaggio ha caratteristiche imprevedibili.
A volte è un'esperienza eccitante ed elettrizzante, altre volte invece è spaventosa. I consumatori di LSD possono essere soggetti a fenomeni di flashback, vale a dire al ritorno improvviso e senza avere fatto uso della droga, di allucinazioni provenienti da esperienze precedenti. Dall'uso dell'LSD possono derivare disturbi psichici transitori o permanenti. Tuttavia, il pericolo più grande è quello degli incidenti che possono verificarsi sotto l'effetto dell'allucinogeno. Molte specie di funghi contengono sostanze allucinogene, la più comune delle quali è la psilocibina. Il più noto fungo con proprietà magiche è il Liberty Cap, che cresce nei campi in tutte le regioni del mondo. Per provare il suo effetto allucinogeno si può consumarlo crudo, cotto o bevendo il suo infuso come se fosse tè. I funghi secchi possono essere conservati per periodi lunghi. La loro azione allucinogena varia a seconda della quantità e qualità dei funghi. A basse dosi, la psilocibina dà euforia e allegria. A forti dosi, produce una distorsione della percezione visiva, fino a provocare vere allucinazioni simili a quelle dell'LSD. L'effetto del fungo ha un picco dopo circa 3 ore dall'assunzione. L'uso continuato di dosi elevate si accompagna spesso a dolori di stomaco, nausea e vomito. A volte capitano viaggi negativi, che provocano disturbi psichici transitori. Non sono stati riscontrati sintomi evidenti da astinenza e complicazioni a lungo termine. Il pericolo principale dei funghi è quello di ingerire incidentalmente specie velenose o addirittura mortali, anche in piccole quantità. L'oppio costituisce il principio attivo di molti farmaci che alleviano il dolore, eliminano la tosse e controllano la diarrea. Si ricava da una specie di papavero che cresce soprattutto in Oriente. All'epoca in cui le foglie iniziano a cadere, si incidono i frutti e si raccoglie la linfa lattiginosa che ne fuoriesce. La linfa, asciugandosi, diventa più scura. È proprio in questa forma non raffinata che l'oppio è stato usato per secoli nelle società orientali. L'oppio contiene circa 20 sostanze alcaloidi, tra le quali la morfina e la codeina. Sottoponendo la morfina al calore e trattandola chimicamente, si ottiene l'eroina. L'eroina può essere iniettata, fumata, presa per via orale o nasale. Di solito produce una intensa sensazione di calore, rilassamento e appagamento. I suoi effetti durano da 2 a 12 ore a seconda del tipo di somministrazione. Chi la usa regolarmente preferisce iniettarla in endovena perché gli effetti sono più rapidi, ma quando questi svaniscono si ha una ricaduta, un down, che porta il consumatore a desiderare altra droga. Il suo uso prolungato genera così dipendenza e sono necessarie dosi sempre più alte per ottenere gli stessi effetti. La sindrome da astinenza di eroina dura al massimo 2 settimane e ha sintomi simili a quelli di una brutta influenza. L'astinenza è un'esperienza certamente difficile da superare, ma non comporta rischi per la vita. Sintomi simili si osservano nei malati sottoposti a lunghi trattamenti con analgesici, nel momento in cui la terapia viene interrotta. Gli spacciatori di droga, per guadagnare di più, mescolano all'eroina pura sostanze adulteranti come gesso o intonaco. Di conseguenza è molto difficile, anche per chi ha molta esperienza, giudicare la purezza della droga. Il rischio di un overdose fatale è sempre presente. Se si scambiano le siringhe, ci sono anche alti rischi di contrarre il virus dell'AIDS, dell'epatite, di altre infezioni. Infine, le sostanze stupefacenti danneggiano le vene e questo induce il consumatore a fare l'iniezione in punti sempre più pericolosi. Praticamente tutti hanno sperimentato almeno una sostanza psicoattiva. L'uso frequente aumenta la probabilità di danneggiare il corpo e la mente. In rari casi, un'unica esperienza si è rivelata fatale. Lo scambio delle siringhe comporta un elevato rischio di contrarre il virus dell'immunodeficienza e dell'epatite B, la setticemia e la formazione di ascessi.
Sotto l'effetto delle droghe è più facile avere incidenti che possono risultare fatali sia per chi li ha provocati che per le altre persone coinvolte per caso. La combinazione di più droghe ha esiti imprevedibili, come nel caso dei tranquillanti che, presi insieme alle sostanze alcoliche, producono un cocktail letale. La frequenza delle morti per overdose è allarmante, in particolar modo tra coloro che si procurano l'eroina e i barbiturici dagli spacciatori da strada. Così, aumentando le dosi per ottenere gli stessi effetti, aumentano anche i costi necessari per mantenere questa dipendenza. Per procurare il denaro sufficiente anche per una sola dose, si ricorre quindi ad attività illegali, come la prostituzione o il furto. Poiché procurarsi le droghe è facile, bisogna essere consapevoli dei forti rischi che il loro uso comporta e rendersi conto che la preoccupazione per la dose successiva può portare alla perdita del lavoro, della famiglia e soprattutto di se stessi.